Buonasera. Poco fa, un quarto d'ora fa, mezz'ora fa, ho avuto una risposta su un mio video dove ho scritto, dove c'era una poesia, e un'amica mi risponde in un modo così particolare che l'ho trovato qualcosa di più di una semplice risposta. E forse perché, non so, ma per me, io percepisco la realtà magari in un modo diverso da voi, ma siccome è uno scritto, e lo scritto si sa, non esprime l'anima, non ce la fa, è difficile, è troppo difficile, ci andrebbe la voce. Bisognerebbe ascoltare le parole e non soltanto leggerle. È anche per questo che vi invito a fare dei video, a far sentire anche la vostra voce. Adesso in questo caso io non so che voce abbia questa persona e non so come voleva esprimere quello che ha scritto, ma siccome mi ha toccato e mi sono immerso e mi sono detto: cavolo, chissà se ha davvero scritto quello che io ho interpretato oppure no. E allora voglio provare. E adesso faccio questo video e leggo quello che ha detto e poi lo metto lì nei commenti sperando che lei mi possa aiutare e dirmi che cosa ne pensa di come ho letto il suo intervento sul mio video. Si prova a resistere alle cadute, a gioire delle proprie e altrui felicità. A condividere e comprendere il dolore. Personalmente non sempre riesco ad adempiere tutti i miei buoni propositi. Ci sono giorni in cui non sopporto nulla, tutto mi dà fastidio e non ho voglia di parlare e ascoltare. Purtroppo mi chiudo molto, ma non mi dispiace affatto. Quei momenti cupi sono il mio vuoto fertile, dal quale nascerà una nuova consapevolezza. Grazie.